Luca Bosio, siamo tra l'Astigiano e il Cuneese Sì, qui. siamo proprio ai confini. Siamo proprio ai confini con questa festa per i conferenti di quasi inizio mezz'estate, una cosa del genere. Bosio Family Estates. Ci sono delle novità per quanto riguarda il vostro gruppo. Quali sono? Beh, innanzitutto la prima novità è che quest'anno per la prima volta siamo a questa festa dei conferenti tradizionale che ormai da moltissimi anni stiamo organizzando. Per la prima volta abbiamo riunito in un'unica famiglia due realtà ben diverse, Bosio e Belcolle. Ormai è un anno che siamo insieme e questa festa vuole un po' suggellare il primo anno, il primo anniversario di due realtà così diverse, ma che si stanno amalgamando, si stanno un po' complementando l'una con l'altra. Ecco, però ci sono delle novità che riguardano particolarmente Moscati, diciamo così, aromatizzati e anche un grande spumante piemontese, no? Beh, come ti dicevo, siamo due cantine complementari e così vogliamo rimanere, con ognuno con le sue peculiarità. Quindi noi, come Bosio, come Bosio Santo Stefano, siamo specializzati sui moscati, come ben risaputo, e da un paio di anni stiamo lavorando moltissimo su una nuova versione di moscati aromatizzati, che a me non piace chiamare aromatizzati, perché aromatizzato ricorda molto un'aromatizzazione, una miscelazione di vino con degli aromi, mentre noi lavoriamo con una tecnologia un po' diversa, sfruttando solamente l'aromatizzazione naturale delle frutte. Quindi, con una mixology, questo neologismo che rende molto l'idea, tra Piemonte e frutti tropicali. Due frutti tropicali un po' particolari, no? Sì, allora, beh, da un paio di anni ormai sono già ben collaudati due versioni, una al maracuja e una al mango, e da quest'anno abbiamo lanciato due nuove versioni al lici e al guava o goiaba, che si dica in inglese o in spagnolo, quindi comunque sono due frutti un po' esotici ma molto, molto particolari. Prettamente Per mercato estero? estero, sì, prettamente diciamo nordamericano e sud-est asiatico. Ecco, invece per quanto riguarda l'Altalanga, quali sono le novità? Beh, Altalanga è un progetto che stiamo portando avanti a partire da quest'anno con Belcolle, quindi stiamo selezionando le vigne, stiamo selezionando, non selezionando, diciamo, stiamo attivando una procedura di vinificazione un po' particolare che poi con l'andare del tempo, sai, magari diremo maggiori dettagli, e con la quale cerchiamo di uscire poi nel 2021 con un'Altalanga riserva 60 mesi, quindi non ci sarà una mezza misura, sarà un'Altalanga 60 mesi, riserva, padosé, con buone prospettive e tanti bei progetti. Non posso non fare questa domanda che stiamo facendo un po' a tutti i produttori di Asti di OCG. C'è questo punto interrogativo sull'Asti dry, su questo Asti secco. Secondo te? Allora, diciamo che nel mondo secco degli spumanti rientrano una categoria di prodotti enorme, perché quello che è secco in realtà parte da brut fino a demi-sec, quindi siamo al limite del dolce. Diciamo che attivare un progetto di Asti secco consentirebbe di andare a acciuffare diverse categorie di consumatori che magari oggi sono indirizzate più su altri prodotti. Quindi è necessario mantenere la distinzione tra Asti e Asti secco per non creare confusione. Ma nel momento in cui si va full Asti secco, lì si può spaziare da un residuo minimo a un residuo anche più intenso, più vicino al dolce, ma con il quale si possono appunto andare a catturare tanti mercati e tanti consumatori. Grazie. Grazie a voi.